Sono triste, scusate, sono triste perché mio fratello dice che non devo fare più gesti. Lui dice, se uno ti vede che fai i gesti così, dice che sei un cretino e poi non vede più gli altri tuoi film, quelli più seri. Io mi sento molto serio quando faccio i gesti, non capisco questa critica di mio fratello. Voglio fare i gesti, fa un culo. Poi lui dice che è troppo facile fare i film come li faccio io, che dovrei scrivere una sceneggiatura, che è troppo facile riprendere la vita. La vita la scrive Dio. Ah, pochi per lui. Insomma, mi ha criticato, è stronzetto, gli ho fatto pure il film su Gualerci, no, ma mi è simpatico, gli voglio bene, però forse avrà ragione, forse i gesti, ma... No. Io faccio i gesti, vaffanculo, io sono così, io faccio i gesti, porca troia. No, faccio i gesti adesso... Con cosa li faccio i gesti? Con la musica giapponese, sentiamo la musica giapponese com'è, minchia, adesso stiamo qui, faccio un video di 3 ore, stiamo qui assieme, passiamo un po' di tempo, perché io sono solo, ho bisogno di voi, lo sapete, adesso stiamo qui, No, sta musica giapponese mi manda, non mi fa venire voglia di fare i gesti. La musica giapponese. Cosa posso mettere? Questo cos'è? Questa storia dei gesti, io quando andavo in discoteca, scusate, vedete, mi sto facendo crescere i capelli, non è bello, c'ho tutti questi capelli, vedete, cosa dite, è l'ora di tagliarli un po', vedete, se faccio così, no, divento, è molto divertente, oddio, aiuto. Ma è ovvio che non troverò mai lavoro, che non troverò mai un produttore, cioè uno che vede queste cose qui, vede Ricky Farina così dice questo è scemo, fa i gesti, cioè... Sapete, non vado dal parrucchiere da un casino di anni, me li taglio io di solito così, faccio, prendo, no? Li prendo. Dicevo che stiamo 3 ore oggi.
dicevo che una volta, anni fa, in discoteca, io ballavo proprio con i gesti e mi ricordo che una ragazza, si chiamava Stefania, una di Reggio Emilia, è venuta là e mi voleva scopare perché diceva: "Cazzo, come fai i gesti tu? Solo Peter Sellers nel Totò Strano Amore". Poi è venuta a casa mia, ma non me l'ha data perché ha trovato il mio libro di poesie. Allora ha detto: "Ma questa ve l'ho già raccontata, mi sto ripetendo, sto diventando vecchio, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più". E allora, ho paura di non esistere, di esistere, come si dice, ho paura di non... Io vorrei stare 3 ore con voi così, ma adesso mi sa che mi vedo un film oppure leggo un libro. Perdonatemi tanto se i miei gesti. Ma adesso sono triste, devo assolutamente rimettere il Fernet Branca che mi tira su. Io continuerò a riprendere la vita e continuerò a fare gesti, vaffanculo. Scusa, Roby.